Pele Durruti, Gosh Caviar, Bobo Craxi, guarda dove mi ha portato. Ma scusa, ma... Che non è di Calatrava. Ho capito che non è di Calatrava, ma con tutti i posti dove potevi portarmi, qui al Ponte della Musica Armando Trovajoli, dove si è consumata la disfatta del PD a Roma. Giachetti, qui ha voluto... Ah, non c'ero, qui hanno fatto la chiusura. E qui, guarda, ti faccio vedere. Stavano qui, Giachetti ha detto... Troviamoci qui. Vabbè, un gran finale invece. E invece questo sembra il ponte. E adesso? Vabbè, in fondo questo è il ridotto della Gauche. E adesso? Flaminio, Parioli, Nomentano. Allora indichiamoli. Adesso? Dov'è che siamo? Dov'è che sono ancora? Questa è un'opera, diciamo, non conclusa, perché... Se, mentre di là si finisce su una piazza dove appunto c'è una piazza, qui invece finisce nel vuoto, finisce in mezzo a una via di grande scorrimento. Qui c'è morto Alessandro Momo, ti ricordi? Sì, come no, ma quello dell'Antonelli. Di malizia, ma a parte malizia. Questo, vedi qui il Ponte della Musica. Allora, laggiù Parioli, in quella direzione... Parioli, questo è Flaminio... Questo è Flaminio, dietro, alle spalle. Ma la zona dove, diciamo, che è il baluardo romano del centro-sinistra va oltre, perché tocca Nomentano e San Lorenzo, quindi sono anche zone popolari. Certamente. Andiamo verso i luoghi del baratro. Però, diciamo, la vittoria di Veronica è stata strepitosa. Dalle Alpi dal Tevere fino alla Garbatella. Fatto storico. Guarda dove. Qui si è. Fatto storico. Qui si è consumata la disfatta. Vabbè, ma perché gli assassini tornano sempre nel luogo del delitto. Questa è un'opera incompiuta o comunque che non ha un senso compiuto, doveva avere un altro tipo di sviluppo, anche se credo che fosse già nei progetti degli anni 30, degli anni 20, e adesso noi che abbiamo, che come dice la canzone, rosso un fiore in petto, c'è fiorito, e adesso si fa l'opposizione. No, adesso bisogna capire come mai si perdono così tanti voti, non solo a Roma ma anche nel resto d'Italia. Certamente c'è un problema del governo, questo mi sembra, le politiche del governo, questo mi sembra abbastanza chiaro. Poi loro sono il partito della nazione, che prendono da destra e da sinistra e rappresentano la novità. Ma mica tanto per la novità, perché ho visto che già stanno lì a fare la giunta, gli assessori, tutte robe nuove dei 5 Stelle. Il Partito della Nazione era quell'altro. E invece l'ha fatto quell'altro, hai capito? Quell'altro è rimasto qui. Cioè, il Partito della Nazione che doveva fare Renzi l'ha fatto Grillo. Ho capito. Perché la Nazione riesce a prendere sia a destra che a sinistra. Un bel capolavoro. Questo è vero, è vero. Ti è piaciuta come analisi? Sì, però eravamo rimasti in un altro modo. Eravamo rimasti, facciamo un po' i pagliacci, invece tu mi vieni qui e ti metti a fare il politologo. No, io sono disponibile a parlare anche d'altro. No, d'altro cosa vuoi parlare a questo punto? No, so che ha avuto successo la nostra rubrica. Rubrica o rubrica? Quelli che vogliono fare gli eleganti dicono rubrica, ma io ho qualche perché perplessità. Perché praticamente nei progetti c'era anche il fatto che il pedoforo passava di qua a questa fiaccola, scendeva giù di qua con la fiaccola e entrava trionfalmente dentro lo stadio. Allora, questa era l'idea, diciamo, politica di base. E in realtà sto tedoforo non arriverà. E quando arriva appunto il tedoforo? Il tedoforo, spieghiamolo chi è. È colui che regge la fiaccola. Il moccolo.
olimpico. La fiaccola, non dell'anarchia, ma la fiaccola olimpica. E avrebbe dovuto... Sarebbe dovuto arrivare, ecco, da così, lì. Ecco, così. Esatto. In questo modo. Ci sarà. E invece non ci... Allora, pazienza, dai, non è così tragica. E l'eleganza a questo punto? Olimpiadi. Dai, dammi una risposta sull'eleganza. L'eleganza, secondo me... Beh, la braga mi sembra un po' meglio di quell'altra. Chi è la braga, scusa? Sonia nostra, Veronica. Che tu ti ostini, ma però Sonia Braga aveva un perché erotico. Virginia Raggi mi sembra che non sia più legnosa. Una figura materna. Sì. La lupa. Sì. Bene. In mezzo ai maiali, come diceva la canzone di Francesco. Oh, ci hanno insultato, hanno detto Roma l'avete ridotta come nella canzone di De Gregori. L'avete ridotta. Una cagna in mezzo ai maiali. Vabbè, ma tutto cambia. L'ho chiamato Francesco, gliel'ho detto. Non bisogna avere paura dei pericoli, come diceva Antonio Gramsci. Arrivederci. Gosh Caviar, Bobo Craxi. Tele Durruti. E dove se ne va adesso questo? Chi mi deve dare pure un passaggio a casa?